Buongiorno a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì 14 novembre, sono le 12:31 minuti in questo istante. Buona giornata a tutti. Anche oggi racconteremo un'altra storia di Milano. Raccontiamo dei protagonisti di Milano. Beh, raccontiamo una storia che inizia fra poche ore, ormai manca pochissimo. Anzi, ringraziamo i nostri ospiti per essere qui a pochissime ore dall'inizio di questo importante avvenimento. Stiamo parlando di Book City e diamo il benvenuto ad Antonella Minetto, responsabile Book City per il sociale. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Antonella, grazie mille per essere qui, veramente a pochissime ore ormai dall'inizio. Sì, in quanto oggi già si inizia con le librerie di Milano. Book City inaugura aprendo le varie librerie di Milano che faranno degli incontri e racconteranno i prossimi giorni di Book City, e domani sera alle 20:30 al Dal Verme l'inaugurazione con il sindaco che darà le chiavi della città allo scrittore inglese Jonathan Coe, e ci sarà la celebrazione, la cerimonia di inaugurazione, l'apertura ufficiale. Di Book City. Book City che ormai è entrato a far parte del vocabolario meneghino, no? Perché ormai insomma siamo alla settima edizione. Wow. Quest'anno è la settima edizione ed è nato appunto 7 anni fa da un progetto del Comune di Milano insieme all'assessorato alla cultura e alle 4 fondazioni editoriali: la Fondazione Feltrinelli, la Fondazione Mondadori, la Fondazione Corriere della Sera e la Fondazione Umberto Elisabetta Mauri. È nato come un evento dedicato ai libri da organizzare sempre nell'ultima settimana di novembre, e si caratterizza per essere 3 giorni interamente dedicati alla lettura e alla scrittura. E non è un festival, non è una fiera del libro, bensì è una manifestazione che permette a tutta la città di leggere, cioè per 3 giorni più il giovedì che invece è dedicato alle scuole e all'università, per 3 giorni Milano legge e chiunque vuole può candidarsi per organizzare un incontro, oltre a quelli ovviamente delle case editrici e di tutte le varie associazioni cittadine. Diciamo tutto, appunto, Milano può leggere, Milano legge, tutta Milano, spesso volentieri ci si riempie un po' la bocca del certo. Tutta Milano, tutti quanti, andiamo, Book City lo fa davvero, Book City lo fa. Stiamo parlando di 250 luoghi. 250 luoghi e soprattutto circa più di 1300 eventi, insomma, per cui potete capire che in 3 giorni veramente c'è una diffusione dai luoghi normalmente deputati alle presentazioni dei libri a tutti quei luoghi che il Comune di Milano apre a Book City e ai cittadini, per cui si può accedere dall'Arena Civica alla Borsa Italiana, ai musei, a tutti i luoghi insomma milanesi non deputati alla presentazione dei libri, dove invece continuano ad avvenire presentazioni in tutti gli orari di questi 3 giorni. Non è solo di presentazioni di libri però che stiamo parlando, assolutamente, no? Ci sono tanti altri tipi. Mentre Book City all'inizio giustamente partiva come presentazione dei libri, dove c'è magari l'autore con alcuni relatori che introducono il nuovo libro, ora oltre a questi ci sono tantissimi reading, spettacoli, teatro, video, mostre e delle letture organizzate in tutti i luoghi della città, per cui come responsabile per esempio di Book City Sociale da tanti anni organizziamo nei giorni di Book City le letture all'interno degli ospedali, nei corridoi degli ospedali per i degenti e per il personale medico, all'interno delle carceri dove organizziamo degli spettacoli o sempre dei reading. Quest'anno a San Vittore ci sarà uno spettacolo del reparto femminile con uno spettacolo teatrale su Frida Kahlo. Che funziona, aperto al pubblico questo tipo di... Con inviti, perché c'è tutto il tema, ecco, poi anche al carcere di Opera, per cui bisogna far solo avere qualche giorno in anticipo la propria carta d'identità, al carcere di Opera sulla lettura e sulla scrittura teatrale
terapeutica, cioè come sistema per trovare un benessere interiore, fino a tutti i luoghi. E questo, quindi, quello che appunto tu sei responsabile di Book City Sociale, sì, è questo Book City. E questo affiancato alle case del volontariato, alle varie associazioni cittadine che sono sparse ormai, se uno guarda la mappa di Book City, veramente sono localizzate in tutta la città, per cui non è un evento Book City che avviene solo nel centro, ma si è man mano allargato fino a veramente occupare tutta la mappa della città. Ci sono degli eventi particolarissimi, per esempio il Giro di Milano in 90-91 minuti, con ATM. ATM ha messo a disposizione di Book City i vecchi filobus che faranno il percorso circolare di questa linea di cui tanto si discute, perché ha sicuramente delle componenti di disagio e di difficoltà, ma che in realtà collega i centri nevralgici della città, soprattutto universitari e lavorativi. E a bordo di questi mezzi ci saranno letture, scrittori che presenteranno, insomma, musica, qualcosa di particolarmente innovativo. Allo stesso modo abbiamo presentazioni in luoghi molto seri, come alla Borsa di Milano, dove presentiamo per esempio una serie di incontri dal titolo Investire in titoli, proprio perché siamo in borsa, ma parleremo dell'economia del libro. E eventi particolarissimi: nel negozio Flu di Milano, di Via De Amicis, faremo delle letture a letto, dove degli attori sdraiati sui letti leggeranno dei classici degli anni passati. Insomma, davvero tantissimi eventi, diciamo 1300 eventi. Dove possiamo trovare la lista completa e come possiamo fare per dentro questo grande labirinto? Allora, partendo dal presupposto che è un grandissimo labirinto, c'è il sito www.bookcitymilano.it, dove, divisi per protagonisti, per giorni e per luoghi, il pubblico può trovare tutti gli eventi. E nei luoghi di Book City, che sono circa 250, sono a disposizione di tutti gli interessati il programma di questi giorni. Il giovedì, come ho ricordato, invece è Book City Scuole, per cui sono degli eventi dedicati soltanto agli studenti e per cui all'interno delle scuole e delle università. Appunto, anche le università sono scendono in campo, quindi anche le scuole, come diceva, il giovedì dedicato alle scuole. Di questi luoghi, quello, diciamo, allora, facciamo un po' così, cerchiamo di trovare i luoghi che magari possono più interessarci, i luoghi più di prestigio in cui Book City metterà piede quest'anno. Ma sicuramente a Palazzo Reale, alla Borsa Italiana. E al Piccolo Teatro, per cui insomma i luoghi più al Teatro alla Scala, per cui i luoghi più rappresentativi della città. C'è qualche luogo, secondo me, c'è qualche luogo che non conoscevi, Antonella, che hai conosciuto grazie ad andare? Devo dire che ti ha colpito particolarmente. Cosa devo dire colpito? Che ci sono tantissimi luoghi dove normalmente non si va. Mi viene in mente, per esempio, il Circolo Filologico, che è un posto meraviglioso di Milano, in via Clerici, sì, che è luogo invece di presentazioni, piuttosto che il FAI ha organizzato alla Cavallerizza, che è un altro luogo poco conosciuto dai milanesi. Ci sono delle letture nelle case private, iscrivendosi si può entrare anche in case private dove assistere a dei reading. E per luoghi particolari ci sono ovviamente quello che ho già citato della 90-91, ma mi viene anche in mente la lettura in taxi. Ci saranno dei taxi dove poi come sociale immagino anche Per esempio il dormitorio pubblico di Milano di via Ortles, che è stato dedicato a Iannacci, la casa Iannacci, come pure per esempio delle presentazioni all'interno del Parco Lambro organizzate dalla comunità San Man, che è proprio nel luogo che era quello dedicato allo spaccio dell'eroina a Milano negli anni 70, fa
farà degli eventi particolari e anche un filmato ancora storico del Festival del Parco Lambro. Per cui diciamo veramente una città che in questi anni ha dato la massima disponibilità ad aprire sia i luoghi, sia a mettere a disposizione autori e personaggi. Sto pensando anche al mondo della canzone, ci sono stati famosi, quest'anno abbiamo lo Stato Sociale, cioè ci sono ovviamente tantissimi anche personaggi dello sport che presentano libri. Ce n'è per tutti, si passa dagli incunaboli prima della stampa a incontri invece sul digitale, per cui l'offerta è talmente varia che non è Perché pensabile che appunto, qualcuno non trovi la propria come dicevamo passione. all'inizio, appunto non è un festival con un tema, non No. è una 3 giorni dedicata ad uno stile o ad altro autore, ma appunto aperto a chiunque, aperto soprattutto anche alle idee che possono venire ai cittadini che Esatto. propongono a voi. Ecco, come funziona questa? Perché insomma, Allora. si dice spesso partecipazione e tutto, poi insomma non è neanche facile, non si riesce mai. Allora, per Invece voi lo fate partecipare davvero come promotore, no? ecco, allora, Come prima abbiamo chiamate? detto in questi giorni come andare a Book City, per cui sul sito di Book City si trova tutto o sui programmi si trovano i vari incontri. Invece per partecipare a marzo il Comune di Milano organizza insieme a Book City una chiamata di tutta la città, bisogna presentare entro il 30 di maggio e poi tutte le informazioni vengono sempre date sul sito di Book City il proprio evento. Durante i mesi successivi viene data il luogo dove questo avverrà e in questo modo si entra a far parte della programmazione. Ci sono sia i luoghi di Book City sia i luoghi privati, cioè io come associazione metto a disposizione la mia sede per promuovere un incontro. Anche questo stesso vostro luogo può diventare un luogo di Book City dove potete fare ovviamente degli incontri sul tema della vostra attività. Insomma, molto interessante perché davvero diventa una risorsa per tutta la città, Sì. diciamo appunto, che va oltre anche quindi a questo punto i 250 luoghi e i 1300 eventi in 3 giorni. Ci tengo a Prego, prego, prego. segnalare che il luogo centrale di Book City è il Castello Sforzesco, lì in tutte le sale c'è una fitta programmazione per tutti i 3 giorni e in più all'interno del cortile principale del castello è stata costruita questa biblioteca e libreria dove si vendono non solo tutti i libri che vengono presentati a Book City, ma c'è un luogo di riposo e un luogo di presentazione di altri libri. Per cui diciamo che il castello è un po' l'epicentro di tutto il Ecco, festival. diciamo appunto la 7ª edizione quest'anno, insomma, quindi ormai è diventato di È ormai tutti gli anni si inserito. aspetta appunto Book City. Cosa dobbiamo perderci quest'anno e insomma, quanto ormai Book City fa parte proprio di Milano? Dunque, Book City è entrato nelle attività Yes Milano, cioè nella programmazione del comune dei vari progetti per la città, per cui ormai è un'attività assolutamente milanese e programmata. In più quest'anno Milano Città dell'UNESCO, accoglieremo per cui Città per la Lettura, si inserisce sempre di più nelle varie programmazioni culturali non solo cittadine, ma anche europee. Quest'anno sarà dedicato Book City all'Irlanda, ci saranno scrittori irlandesi, si parlerà del tema della lettura nelle varie nazioni. Cosa c'è da non perdere? È difficile fare una classifica perché a seconda degli interessi ovviamente è difficile segnalare un evento in particolare. Sicuramente direi di partire dall'inaugurazione di domani sera, in modo che una persona non solo assista alla cerimonia, ma ed è possibile appunto ancora iscriversi per partecipare all'inaugurazione, ma soprattutto avere da subito il programma della 3 giorni per non perdere nessuno degli Allora, eventi ricordiamo del appunto cuore. l'evento di domani sera, dove Al Teatro avviene. Dal Verme alle 20:30 Bisogna ci sarà, registrarsi sul sito. sì, esatto, e ci sarà questo incontro con Jonathan Coe.
della Feltrinelli, che presenta il nuovo libro della Feltrinelli. Come dice, anche il sindaco sarà presente. Sarà presente anche il sindaco, ci sarà un ricordo di Inge Feltrinelli, dell'editore Cesare De Michelis, insomma tutto il mondo dell'editoria festeggerà l'inizio di questa grande kermesse. Dopodiché poi nei prossimi giorni, appunto, quartier generale a Castel Sforzesco, quindi da lì se si passa si può avere tutte le informazioni, immagino, certo, trovare programmi, e come in tutte le varie sedi di Book City. In più, appunto, io sfido a non trovarle, nel senso che è impossibile non trovarle, e sul sito, battendo appunto i luoghi di Book City, vedrete apparire veramente ogni luogo della città vicino. Se qualcuno la settimana ci viene a dire non ho trovato un luogo di Book non City, è pensabile, non è possibile. È un po' come durante il Salone del Mobile non accorgersi che c'è, ecco. È un evento veramente diffuso. È un evento davvero, davvero diffuso. La cosa interessante che vedevo anche dalla mappa è che siete finalmente andati anche in periferia, cioè andate sì, davvero in periferia. Veramente in tutti i luoghi della città. Tu non lo sai, ma noi ad esempio il martedì abbiamo un appuntamento fisso sulle periferie con il Focus Periferie. Quindi noi insomma... Siete particolarmente attirati. Siamo molto sensibili a questo attenzione tema. Poi anche... Vedevo che avete fatto davvero un bel lavoro. Sì, bel lavoro. Anche perché abbiamo l'appoggio del comune, del settore biblioteche, e tutte le biblioteche ovviamente di tutti i municipi della città sono luoghi di incontro e di organizzazione di eventi. E, come ho citato all'inizio, ci sono anche le biblioteche di condominio, che sono una particolarità di Milano. 12 condomini di Milano hanno creato, soprattutto in luoghi periferici, hanno creato queste biblioteche all'interno del condominio come spazio di socialità e anche di condivisione dei propri libri, di book crossing, insomma, e una città... Del sociale, infatti sono tanti anche i progetti sociali che verranno poi a incastrarsi all'interno di Book City, immagino, giusto? Assolutamente, tante sì. Associazioni, immagino, tantissime anche. Le associazioni, e ogni anno è bello perché aumentano le richieste di partecipare, per cui ecco perché stiamo aumentando un po' in maniera vorticosa questa quantità di eventi, ma proprio perché... Il corredo cromosomico di Book City è questo, cioè festa inclusiva del libro e senza un tema particolare, siamo sempre aperti ad allargare man mano tutte le istituzioni, tutte le associazioni, tutti i luoghi che vorranno partecipare a Book City 2019. Immagino proprio, appunto, poi in città di Milano invece ne ha proprio, c'è l'associazionismo, il volontariato. Assolutamente, questa cosa è esplosiva. Addirittura il Comune di Milano quest'anno mette a disposizione circa 70 volontari, i volontari dell'energia, che sono dei cittadini che, oltre ai 300 volontari che Book City ha ogni anno, che presidiano tutte le sedi di Book City e danno aiuto alle persone nelle informazioni e negli accessi alle varie sale durante i singoli eventi, il Comune di Milano ha messo a disposizione questi volontari del Comune che affiancheranno al Castello Sforzesco i volontari di Book City, che sono una forza importantissima della nostra attività, quella dei 300 volontari, e affiancheranno i nostri volontari nell'aiutare il pubblico di Book City durante questi 3 giorni. Per cui è veramente una città che si mette a disposizione della lettura. Questo sempre nella speranza che in Italia si possa leggere di più, visto il dato sempre più infatti, triste. Però è interessante come, appunto, con un dato così triste, proprio come hai detto tu, non è giustamente, sempre meno lettori, sempre più difficile da leggere, però gli eventi aumentano, la voglia di partecipazione aumenta e questo dato crea particolare così confusione in chi deve capire il mercato editoriale. Però sicuramente editori... l'accesso gratuito ai luoghi, la possibilità di vedere scrittori che normalmente non potresti incontrare o di andare in luoghi dove non potresti, è quella una delle spinte di Book City. Sul fatto che poi i dati non siano particolarmente interessanti, quello è un grande problema che l'Italia deve risolvere con degli incentivi. Per esempio in borsa parleremo di investire in titoli, parleremo del bonus 18, parleremo dei problemi fiscali legati ai libri, cioè cercheremo di capire nuove accessi alla lettura per rendere, come in altri luoghi, in altre nazioni europee, più diffusione dei libri. Insomma, ci si augura che tutte queste cose servano ad allargare ai non soliti persone che leggono, perché è sempre un po' uno zoccolo duro dei lettori in Italia, che però non sfonda mai quel numero fisso.
Perfetto, Andrea, allora io ti ringrazio tantissimo per grazie la tua mille a voi per presenza. Parlare di Book City. Ricordiamo il sito internet di Book City? www.bookcitymilano.it. Perfetto, l'abbiamo visto comunque prima in sovraimpressione, so che ecco Marco lo sta facendo vedere anche in questo momento ai nostri amici a casa, eccolo qua il sito internet di Book City, dove avrete tutte le informazioni. Tutto quello che mi interessa e esatto. Vi serve qui ce l'avete. Grazie mille davvero Andrea. Grazie a voi. Buon lavoro, manca poco, quindi pronti via. Buon lavoro davvero per le prossime ore, grazie mille di essere stati con noi oggi. Grazie. Ringraziamo allora Antonella Mietto, responsabile Book City Sociale, e poi ringrazio anche voi che ci avete seguito quest'oggi. Vi do appuntamento a domani, sempre qui alle 12.30, con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci.